Cosa vuol dire ripulire la mente? Vuol dire incominciare a pensare, a immaginare, a fantasticare che c'è dell'altro, che accanto a quello che tu conosci c'è dell'altro. Cosa vuol dire c'è dell'altro? Che io non sono i miei ricordi, io non sono le mie paure, non sono le mie tristezze. Non sono le mie intenzioni, non sono il progetto che ho in mente, sono dell'altro. Se ho in mente che ci può essere dell'altro, allora posso incominciare a guardare le cose come se ci fosse una presenza sconosciuta dentro di me. C'è un esercizio abbastanza semplice che potete fare con voi stessi tutti i giorni se volete, e immaginare prima di dormire, ovviamente andate a letto, di avere dentro di voi, nel buio della mente che si sta addormentando, un uovo. L'uovo è un tema molto caro agli alchimisti, che erano grandi studiosi dell'anima e del mondo interno. Non tanto pensare cosa sarà di me, ma lasciar fare all'uovo. Il cervello assomiglia moltissimo all'uovo, come se dentro di noi ci fosse un tuorlo che partorisce il pulcino. Ecco, ogni giorno noi stiamo per partorire il nostro pulcino, è che non lo vediamo perché siamo sempre presi da questa mente identificata dai modelli. Recitiamo personaggi consolidati, io sono il papà, io sono la mamma, io sono il bambino. Il 99% di noi ha acquisito una mentalità molto infantile e cerca sempre le cose da bambino. Ci sono donne di 40 anni che si fanno coccolare dal papà come se ne avessero 12. Ci sono donne, osservate anche in televisione, che hanno la vocina da bambine. Sono le coccoline. Ripulire la mente vuol dire guardare quanto le cose non vengono spontaneamente e quanto non accadono le cose che desideriamo. Le cose che desideriamo quando non accadono è perché noi resistiamo, perché stiamo assumendo un atteggiamento mentale che è esattamente agli antipodi, al contrario, come se remassimo contro mentre desideriamo la cosa che vogliamo. Bisogna smettere di dare la colpa agli altri, gli altri non c'entrano niente. Bisogna smettere di credere che il tuo successo, i tuoi risultati dipendano dall'esterno. Bisogna smettere di credere che la crisi, un altro luogo comune, ci impedisca di volare. Quello che ci impedisce di volare è questa mente che si è inquinata da modelli mentali che sono il nostro vero nemico. Cioè, vale a dire che quando so una cosa, immediatamente devo raccontarla a un mio amico. Vale a dire che non vedo l'ora di lamentarmi. Vale a dire che ho bisogno del parere dei genitori. Vale a dire che non esco di casa, no? Perché l'uovo che c'è in te possa funzionare, bisogna che tu ti affidi completamente al destino che c'è dentro di te. I cinesi, che erano altrettanto come gli alchimisti, grandi conoscitori dell'anima, dicevano che il saggio senza intenzione va alla meta. L'uovo fa il pulcino senza alcuna intenzione, lo fa perché lo sa fare, lo deve fare e lo fa. E noi dobbiamo imparare a ragionare in questo modo. I miei ricordi sono del passato, via. I miei pensieri non mi aiuteranno. Nessuno mi può aiutare. Allora, quando la mente incomincia a essere libera da ogni identità, allora il cervello produce l'immagine del tuo destino. È come se noi avessimo due menti, e questo è il numero di Rizza di questo mese. La mente che conosciamo di noi, quella che abbiamo acquisito dall'esterno, che abbiamo imparato dai genitori, ed è una mente bambina, infantile, perché ripete sempre le stesse cose, perché vuole aggrapparsi a quelle poche cose che sa. E poi c'è una mente più profonda, che per capirla la vedete nei semi della primavera, che in un attimo si trasformano in fiori. Quindi ripulire la mente vuol dire fiorire. Ma la fioritura avviene quanto più tu incominci a pensare che dentro di te c'è dell'altro. C'è dell'altro. I bambini che adorano la magia sanno che c'è dell'altro. L'altro giorno una signora mi diceva che i suoi bambini sulla giostra ci vanno per ore e ore e ore fino a sfinirsi, perché entrano nell'atmosfera del gioco.
Voglio sfinirmi dei miei interessi. Ognuno di noi ha un vero interesse. Guardate, se volete fare un progetto per la primavera, un fioretto, gli antichi usavano molti fioretti, perché dicevano mi tolgo qualcosa, mi tolgo le caramelle, mi tolgo un cioccolatino, non gli do un significato religioso, gli do un significato energetico. Mi tolgo qualcosa perché magari togliendomi quel qualcosa va sullo sfondo un attaccamento e quindi nasce un'energia nuova. Gli antichi digiunavano con questa idea, no? Digiuno in quanto l'energia vecchia se ne va e un'energia nuova rinasce. Quindi ecco l'uovo sul comodino, o l'uovo prima di dormire, no? O l'uovo nella notte. C'è un uovo che provvede a te, che sta creando te, ma per vederlo bisogna che la smetti di essere quello che conosci. Quindi bisogna più che mai cercare tragitti nuovi, percorsi nuovi e farsi tutti i giorni questa domanda. Ognuno di noi ha un vero, unico, speciale interesse. Il mio interesse. Magari il rapporto con la mia compagna è finito e mi sembra che sia finito perché lei non mi ami più. No, è finito perché io non ho trovato il mio vero interesse. Sì, abbiamo molti interessi nella vita, molte passioni, ma c'è un unico vero grande interesse. Ognuno ha un vero grande interesse. E quando esercita il vero grande interesse è veramente entrato nel gioco della vita, tutto verrà da sé. Una volta si era abituati a dire ai figli, i nostri nonni, i nostri padri, fai un lavoro sicuro, vai subito in banca, no? Vai in un'azienda solida, così tutta la vita sarai a posto. No, quello non era essere a posto, quello era morire di abitudini. Essere a posto vuol dire rischiare ogni giorno, sapere che i pericoli possono venire da un momento all'altro, ma sapere che c'è altro da te, qualcosa di differente da te, gli antichi l'avrebbero chiamata Atena. Una signora sconosciuta che ti abita e che è la stessa che fa schiudere il pulcino e trasforma il tuorlo in un elemento vivo. Quindi altro da te. Altro da te e ricordarsi il mio vero interesse. Per sapere se il tuo vero interesse lo scopri per un fatto molto semplice, che ciò che fai per il tuo vero interesse ti viene facile. Magari lavori 13 ore al giorno. Magari guadagni anche poco, ma ti accorgi che sei a casa tua, perché mentre eserciti il vero interesse sei nell'azione nitida. E riguardo all'azione nitida, mi piace dire una cosa molto importante. Noi siamo noi stessi quando facciamo azioni nitide. Nitide cosa vuol dire? Che non ci hai pensato su, che non ci hai ragionato 8 volte se lasciarlo o non lasciarlo, che la smetti di dare la colpa a lui o a lei perché la storia è finita. Nitida vuol dire che stai facendo quello che va fatto spontaneamente, senza ragionarci su, senza contraddirsi, senza lottarla. Naturalmente Rizza questo mese, come sempre, ha degli allegati. Uno in particolare si chiama Autostima ed è dedicato alla fiducia in se stessi. Fiducia in se stessi non vuol dire che devi essere forte, ma che devi fidare di te. E il te stesso migliore è quello vuoto, quello dove tu esci dall'idea che qualcuno o qualcosa ti renderà più forte. È un virare sull'interno. Anziché dire ho incontrato l'uomo o la donna dei miei sogni, prova a dirti sono sempre più dentro me stesso. Dentro te stesso ci sono le soluzioni, fuori ci sono le soluzioni degli altri e le soluzioni degli altri non sono mai le tue. Poi abbiamo dedicato un libro al linguaggio del volto. È così trascurato il volto che una cultura di barbari come la nostra lo deturpa liftandolo. E non sa che nelle espressioni che il butolino cancella, l'espressione di gioia, di freddezza, di paura, di tristezza, le espressioni di rabbia, siamo noi siamo prima di tutto, più di tutto le nostre espressioni. E questo supplemento di Rizza, dedicato al volto, è molto importante perché ci ricorda che il nostro volto è unico, come è unico il nostro modo di stare nel mondo. Hillman, che è un grande psicanalista che voi sapete che io amo molto, diceva che gli antichi, quando facevano i ritratti, ritraevano gli uomini con le loro caratteristiche, con il loro carattere. Vedevi nel viso un carattere impetuoso, un carattere ombroso, degli occhi tormentati, ma vedevi la persona così com'era. Mentre noi abbiamo preso questa maledetta abitudine di farci fotografare sorridendo come degli imbecilli. Chips, no? In questo modo siamo finti, falsi, no? Facciamo fotografie per fermare un sorriso che abbiamo programmato. Il volto no. Il volto è l'unica cosa veramente nostra. E quindi toccarlo, deformarlo. E se si sta attenti al volto di una persona al primo incontro, ci si accorge se proviamo fastidio, schifo, se proviamo come l'odore, come il profumo. Molte donne
si accorgono dopo un po' di tempo che lui era uno stalker, ma se si fossero accorte che aveva un odore sgradevole oppure non aveva odore, si fossero accorte che era affettato, che recitava, che era finto, se noi ci fossimo accorti guardando bene il volto non mente mai. Puoi fingere ciò che vuoi, ma con il volto non fingi più di tanto se naturalmente dall'altra parte c'è un occhio che vuol vederti come sei. Guardare le cose come sono ci porta alla naturalezza e alla spontaneità, perché alla fine il seme della rosa produce la rosa con le spine. Una buona rosa ha le spine. Un buon te stesso è così com'è, col tuo carattere. Aggressivo, dolce, ironico, quello che sei. Buona giornata a tutti e buona lettura.